primo novembre 2014 siamo sul lungomare di Crotone con Danilo Scortichini. Danilo è il nipote diretto di Rino Gaetano. A Crotone, per aver partecipato il 29 ottobre al 64esimo, alla festa del 64esimo compleanno di Rino, dello zio, organizzata dalla Kathmandu Band di Crotone col patrocinio della Proloco e del Comune. Danilo, com'è stata questa esperienza qui a Crotone? Ah, bella, gioiosa, partecipata soprattutto. Crotone comunque è sempre bello, sempre benissimo. Poi, oltre ad avere un bel mare, insomma, è una città molto accogliente. Almeno io mi sono sempre sentito accolto. Tu non è la prima volta che vieni a Crotone, ci sei già stato altre volte? Sì, sono venuto una quindicina d'anni fa per conoscere un po' i familiari che purtroppo ancora non conoscevo, qualche zia, qualche cugino. E i Tricoli per esempio sono parenti miei, oltre ad avere qualche zio che ancora mi hanno detto che addirittura esiste un Pino Gaetano e lo dovrò conoscere prima o poi. Mi sembra che sei sempre accolto molto bene qui dai parenti crotonesi. Sì, io sono sempre stato me stesso, insomma, perciò mi sono sempre disposto in maniera naturale, non è, senza preconcetti, pregiudizi, perciò cerco di volere bene alle persone così senza problemi, insomma. E, oltre ai parenti, hai anche qualche amico adesso a Crotone? La Kathmandu Band, Giovanni Olivatese, Giancarlo il finanziere, e Floriano e tutta la Kathmandu Band, insomma, di Crotone. Piscitelli, il Piscitelli, il logo roico. Che chiacchierano fermi mai. È famoso, diciamo, tra virgolette, per essere un collezionista delle cose. È il più grande collezionista esistente di Rino Gaetano. Delle cose di tuo zio. Certo, ha delle cose, ha del materiale che io non avevo mai, non sapevo nemmeno dell'esistenza. Almeno. Che ti ha fatto vedere, ti ha mostrato? Sì. L'ho conosciuto, lo conobbi quando fecero. Vidi il materiale suo, lui lo conobbi qualche anno prima, ma negli anni, mi pare, 2000. Quando fecero due festival qui su Rino Gaetano, lui il secondo festival espose tutto il materiale suo a capocolonna. E mi ricordo che aveva una sorta di bancarellone, un banco grandissimo con tutto CD, long playing, 45 giri, cose proprio che non sapevo nemmeno che esistessero, insomma. Danilo, tu sei nato nel 68. Tuo zio nel 68 aveva 38 anni, vado a mente. No. Meno. 50, 60, 18 anni. 18 anni, chiedo scusa. Era già maggiorenne. Era maggiorenne, però era un giovane. Tu eri ancora di piccolo nel 68, comunque hai avuto modo di crescere con tuo zio per alcuni anni. Ho visto anche delle belle foto tue su internet con tuo zio, se non vado errato. Sì, c'è qualche foto anche sul tuo profilo, mi sembra c'è una foto con lui, sei tu e tuo fratello. Che ricordo hai di Rino? Me lo ricordo una persona molto allegra, spigliata, una persona comunque che raccontava sempre barzellette, una persona sempre col sorriso, una persona affabile, una persona che oltre a volerci tanto tanto bene, insomma, ebbi pure l'esperienza a 3 anni che fui ospite di mia nonna al seminterrato e conservo ancora una musicassetta dove io canto e mio zio suona. E io avevo 3 anni. Insomma, ero un bassa piccolino, insomma, l'ho potuto conoscere abbastanza, forse poco. Il mio rammarico, infatti, è quello di non averlo vissuto da perché adulto. È morto quando tu avevi 12 anni? Sì, 12 anni. Quindi eri già molto piccolo, insomma. Telefonavo a casa di mia nonna, come ho raccontato poi in un'intervista qui il 29 a Piazza della Resistenza, al concerto. Ai giornalisti che mi domandavano ricordi, hai qualche ricordo? Io ce n'ho più di uno. Però sono tutti ricordi da piccolino, da bambino, questo a 3 anni, poi anche altri ricordi
riguardo quando stavo in collegio gli telefonavo, lui rispondeva ogni tanto al telefono e mi rassicurava sempre, mi diceva non posso venire Danilo lì al collegio a trovarti perché sono impegnato con la musica, eccetera eccetera, però c'era sempre qualche parola di conforto, insomma, ha sempre questo aspetto molto umano, insomma. Che Rino fosse un grande non c'è dubbio, che qualcuno, molti lo definiscono geniale, lo sappiamo già, ma cosa aveva Rino più degli altri? Rino più degli altri che era una persona umile, una persona, un cantautore con un bagaglio culturale molto 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 pesante, diciamo, tra virgolette, però aveva l'umiltà, era un artista che non aveva problemi, parlava con tutte le persone, anche persone sottoculturate, persone acculturate. E immagina che nel 78, quando lui vinse con Gianna, frequentava Montesacro, andava a salutare sempre le solite persone e si metteva a parlare. Immagina che aveva un amico che faceva lo stracciarollo, un certo Michele, da cui è nata pure la canzone Michele o Pazzo. Io nell'apertura del primo sito della Kathmandu Band qualche anno fa l'ho definito Rino santo e profeta, lasciando un po' per il momento lasciare il santo perché è per altri... In via dei santi, poi oggi è il primo... oggi è di tutti i santi, novembre, le coincidenze, appunto lasciando stare il santo, per quanto riguarda il profeta, Rino vedeva davvero oltre... O è solo un discorso di coincidenze, o era davvero avanti rispetto agli altri? Anche perché, come saprai, tutti quanti continuano a dire che le canzoni di Rino sembrano sempre attuali. Secondo me non è tanto l'attualità di Rino, è l'arretratezza dell'Italia stessa che torna indietro di anni, e Rino apposta è attuale. Anche se Rino, certo, guardava avanti, aveva un approccio comunque con la letteratura che gli altri forse non avevano. Non dico che gli altri non siano comunque persone acculturate, lo stesso De Gregori è uno che parla di filosofia nelle proprie canzoni, però Rino scavava oltre nella letteratura, scavava nell'animo delle persone, perché lui andava nei bar a conoscere le persone e carpiva ogni messaggio, anche il più banale, come chi c'ha l'acqua corrente e non c'ha niente, per dire, e te la riporta su una canzone. Lui cercava di essere più vicino alla gente sia nel linguaggio che nel comportamento, e forse l'attualità è proprio questa, è questa grande umanità che lui aveva e che tanti cantautori sicuramente non hanno. Forse è quella l'attualità, non significa niente la profezia, almeno per me. Ma se non fosse arrivato quel 2 giugno 81, cosa sarebbe oggi tuo zio? Sicuramente sarebbe diventato un cantautore affermato e riconosciuto, ciò che non lo è stato quando lui era in vita. Comunque non era contento del suo discorso discografico, perché si sentiva non compreso, non capito. Ed era amareggiato, se tu guardi comunque le immagini, le ultime immagini, si vede un Rino Gaetano più, diciamo, tra virgolette, appassito, mm-hmm. Rino Gaetano meno allegro. Però è stato capito dopo, lo seguono bambini, ragazzini che non erano manco nati quando lui è morto. Certo, no, ma questa cosa fa piacere che lui sia comunque abbia questa notorietà, che prima casomai era più un cantautore di nicchia. È una cosa bella che lo conoscano persone che nemmeno erano nate nell'81, però ancora secondo me la gente deve comprenderlo ancora di più. Lui ha questa bellezza che faceva delle canzoni orecchiabili, però molto, diciamo, a livello di comprensione molto ermetiche, perché lui... immagina che, insomma, lui leggeva Ionesco, leggeva Majakovskij, Pasolini, e lui questi artisti li somatizzava, li integrava in se stesso, capito? E poi bastava una scintilla, un momento di ispirazione e tirava fuori un capolavoro, insomma.
Ma il famoso come Nuntaregg e più sono canzoni ancora capolavori. Il famoso nonsense, ma il nonsense non era tanto delle canzoni di tuo zio, ma di chi non le capiva, insomma. Certo, certo, infatti sì. Nonsense è di quelli che non capendo Rino Gaetano gli attribuivano questo termine nonsense. E ancora adesso si fa difficoltà a capire Rino Gaetano. Anche se è, certo, adesso è molto meglio, adesso lui sarebbe contento sicuramente di tutta questa notorietà, tutta questa fama che si è fatto dopo la morte. Certo, sarebbe stato bello per lui sicuramente vivere questa fama che ha adesso, quando era vivo. Vedo che hai con te un ukulele, strumento pure molto caro a tuo zio. Sì, sì, questo è un ukulele soprano grande, è uno strumento sì che io mi sono appassionato, anche perché vabbè, vedendo lui a Sanremo qualche anno fa, 10 anni, una decina di anni fa, ne comprai uno da 20 euro, proprio tutto cinese, e poi comprai questo che è già, insomma, già un ukulele molto più costoso, 150 euro l'ho pagato e ho adattato delle canzoni di mio zio con l'ukulele. Ci fai sentire qualcosa? Posso accennare qualcosa? Un brano solo. Accordato? Sì. Faccio sentire. Questo fa sentire Jacqueline. Ok. Va bene. Primo brano, primo 45 giri che ho pubblicato. Se butti il fango al sole, ritorna su di te. Conosco una ragazza, la pensa come me. A lei non vuol venire, perché vuole il caffè. Se butti i soldi al gioco, tu non dai nulla a me. Ho Jacqueline, ho Jacqueline, ho Jacqueline, che lì, che lì. Ho Jacqueline, ho Jacqueline, ho Jacqueline, che lì, che lì. Il calendario vecchio l'ho dato al bebè. Bravissimo, un altro pezzo magari più conosciuto dai più, perché questo è da nicchia.